Lo sport Brianzolo ha una nuova casa, Taglio del Nastro, della sede del CONI Monza e Brianza, Monza in via Cernuschi 8. Un progetto, quello della creazione di una delegazione provinciale staccata da Milano, iniziato una decina di anni fa e che si è concretizzato nel 2013 con l'istituzione della delegazione Brianzolo e pochi mesi fa con l'apertura della nuova sede. Alla cerimonia erano presenti in tantissimi sportivi, ma anche il sindaco di Monza Dario Allevi, l'assessore allo sport Andrea Bizzoni, i vertici regionali del CONI, il presidente ACI Milano Geronimo La Russa, che ha ribadito l'impegno di arrivare a festeggiare con il GP il 100° anniversario dell'autodromo di Monza, costruito nel 1922. Oltre una ventina gli atleti dirigenti che hanno ricevuto la benemerenza. Parole di encomio allo sport locale anche da parte dell'assessore regionale alla partita Martina Cambiaghi. Innanzitutto i miei complimenti vanno a Enrico e a tutti gli sportivi della provincia di Monza e Brianza. La Brianza, terra di sport e di sportivi, presenti, sicuramente futuri, ma anche passati, visto che stamattina ero a Renate, dove è stata intitolata una piazza a Edoardo Mangiarotti, che è uno degli atleti più medagliati azzurri, anzi è l'azzurro più medagliato finora esistente, ed è Brianzolo. Nato a Renate, ha sempre avuto nel cuore la Brianza. Terra di sport, non solamente la Brianza, ma anche tutta la Lombardia. Lo sport. La sede di Monza e Brianza è attiva già dall'anno scorso. Io ho voluto approfittare di questa consegna delle benemerenze CONI per l'anno 2017 per fare anche un'inaugurazione ufficiale. I programmi del futuro sono quelli dettati dal CONI nazionale, quindi il CONI nazionale dà così delle direttive su eventi da fare, su manifestazioni, su convegni, quindi noi seguiremo quelle che sono le direttive che dà il CONI ai territori. Ovviamente in più c'è il fatto che, essendo presenti nella nostra provincia, saremo molto più vicini a tutte le varie società sportive, saremo più vicini proprio allo sport del nostro territorio. Per loro, fino ad ora, a Monza non c'era mai stato un CONI provinciale, si dipendeva da Milano, Monza aveva dei fiduciari, però con poche autonomie, diciamo. Quindi il fatto, secondo il mio parere, il fatto di essere della provincia di Monza e fare riferimento a Milano era sempre un po' così, distaccava un po' le società dal CONI. Ora, la Brianza ha una sua sede CONI e quindi credo che sarà molto più facile e molto più naturale rivolgersi al CONI per i problemi che hanno le società. Ci sono due tipi di encomi, uno che è la stella, che è data a dirigenti. A dirigenti che si sono distinti nella loro carriera dirigenziale in ambito sportivo. L'altro invece sono le medaglie che vengono date agli atleti che nell'anno, in questo caso 2017, si sono distinti vincendo nelle loro categorie determinate, cioè facendo determinate prestazioni.